È successo, hanno fatto le casette, prima di fare le casette io ho detto le casette non ci vado, non le voglio, mi trasferisco alla casa, e questa è la casa di mia figlia, perché mia figlia sta a Roma, però per grazia di Dio sta casa questa l'hanno trovata agibile. Ma perché lei non può rientrare a casa sua, nella casa paterna? Perché non può ancora rientrare? Sappiamo che è inagibile. Le volte fatte a mattoni, si sa, si sono lesionate. Basta un po' di gesso che ci può mettere e si vanno a posto. A quello di sopra, non la casa mia. La casa mia non è successo niente. Solo all'entrata ci stanno trave. Che si è staccato un po' di cose proprio all'entrata. Domandai a quella signora che venne a fare i controlli. Quando venne a fare i controlli, dice: guarda, beh, dice, se tanto ne mettiamo tanto, disse la signora. Dice: se tanto di rovine, ne mettiamo tanto. E il sindaco, la politica del posto non hanno fatto niente. Il sindaco stava impicciato con la popolazione. Non aveva tempo, secondo lei? Sì, ma teneva tutto il tempo possibile. Quando è stata la popolazione, è successo quello che è successo. Ma adesso lei sta a casa di sua figlia, non rientra a casa, e adesso c'è anche la neve. Lei ha spalato la neve da solo. Oltre che ci sta la neve, mi hanno levato pure la cosa. L'autonoma sistemazione. Casa mia niente, ancora non vedo una cucchiaia di cemento, ancora non vedo niente. Quanti anni ha la casa sua? Era la casa di suo papà, quindi? È stata restaurata nel 1831. Ci sta ancora lo stemma poi. Lei è nato quindi in questa casa, perché era la casa di suo papà, e si è ritrovato fuori? Io, mio padre nel 21. Io sono del 21, a mio padre sono morti tre figli, che la spagnola, quando fu della spagnola ci fu il terremoto a Bezzano, che ci fu una malattia, e così tre figli ci ha perso mio padre, che disse in America non ci ne vado più, a quando sono nato io, a me mi chiamava il Duca. Perché la chiamava il Duca? Perché era maschio, perché gli altri maschi erano morti, due maschi e una femmina sono morti. Quindi sono nato là, so le condizioni della casa come sta, che là c'è pure un reggimento di soldati, di chiunque. Non succederebbe niente. Non succede mai niente. E lei è stato costretto a spalare la neve da solo? Perché chi viene? Io qua non ho visto nessuno, da quando è fatta la prima neve, non ho visto nessuno. Tant'è vero, devo andare alla posta, ancora non ci vado, per la neve e per il freddo. E abbiamo anche visto, passando prima, che lei non ha passato il sale, non ha buttato il sale per la strada. Non glielo butto il sale. Perché? Il sale rovina la strada. E che cosa ha buttato al posto del sale? La paglia. Sì, tutta paglia là, che può fare il gelo, può fare quello che gli pare, non succede niente. Però questa neve si scioglierà fra tanto tempo, lei come farà adesso a stare ancora qua, a sua figlia? Non succede niente, quando comincia a sciogliere la neve, allora vediamo il video Navelli, che succederà. Cioè? È pericoloso? Sì, ho 5 galline, un gallo e 2 conigli. Là passa sempre. Quindi è per andare a prendere le uova, per la vita che fa da sempre? La vita che faceva prima faccio adesso. Le galline mie, adesso sta la neve, sono uscite. Sono uscite con la neve? Sì, ora sono fatte entrare. È incredibile. Quindi... Perché le galline? Perché tanti ragazzi si sono lamentati per la neve, tanti politici hanno detto che la neve era un problema, lei invece è uscito di casa e ha spalato la neve da solo. Tutta gente a Roma, quando vengono qua la stagione, tutta pulita, tutta, gli mi arrabbio. Perché si arrabbia? No, perché si mette a scopare a fare,
proprio le cose impossibili. Adesso con 5 centimetri di neve. A Roma con 5 centimetri di neve si sono messi paura. No, non sono stato capace a sparare. E lei invece è uscito quando c'era la bufera per pulire. Se io, nel caso di neve, mia figlia qua, mi dovevo ammazzare solo. Perché io a Roma non ci vado. Lei è di Navelli e vuole stare qua a Navelli? Sì, io al paese di mia moglie ci sono sempre andata prima. Là ci andavo, a Roma non ci sono mai andato. Ma lei non poteva, Sinibaldo, poteva forse stare un po' più comodo in un MAP? Non è voluto proprio andare? A dove? Al mare? Al MAP. Alla casetta che l'avrebbero fatto... A me se mi portavano in ospizio, 2 giorni campavo. E là sotto, 1 giorno e mezzo. Quindi meno dell'ospizio. Quando è la stagione là sotto, ti bruci, non ci sta un albero, non ci sta niente. Vedi quei vecchietti che vanno in cerca d'ombra e di tutto. Mo che ci sta la neve. E lì come fanno? Dalla via passano un altro e... Sinibaldo, noi sappiamo anche che lei per la prima volta in 91 anni è dovuto andare in tribunale. In 91 anni sono dovuto andare in tribunale. Perché? Perché mi hanno pascato alla casa mia, là. E le hanno fatto la multa perché lei era in una zona dove non poteva stare a casa sua. Come? Era l'inverno, mia moglie stava malata. Sua moglie è malata con il Parkinson, vero? Mia moglie è stata malata, è assai. Cioè qua, insomma, quando stava qua, per andare a Popoli, l'ambulanza e tutto, per stare lì, non potevo nemmeno passare. Sono contento che è morta alle braccia mie. Cioè, sua moglie è morta fra le sue braccia? La serio, ho dato da mangiare. Alle 11 si è morta. La sera, a mangiare, e la notte alle 11, perché io dormivo vicino a essi avevano un restino, questa è la branda che dell'ospedale, e io vicino, tutte le notti cantavo, gli cantavo, e essi tutta contenta. Perché capiva che c'aveva suo marito vicino? Tutta contenta. Sinibaldo, lei che cosa chiede ai politici, a quelli che dovrebbero fare in modo che Navelli venga rimessa a posto? Che cosa chiede lei? Una cosa molto semplice, lei vuole stare a casa sua. Voglio che da quando il terremoto non hanno messo una cucchiaio di cemento, non hanno fatto niente. Nemmeno a pulire una strada, nemmeno a pulire una strada. Però abbiamo visto che qualche strada è pulita e l'ha pulita lei. È solo perché l'ha pulita lei la strada? No, le strade che appartengono a Navelli, le ospiti, tutti col sale e con tutto, sanno. Quelle che stanno agli ospiti, a chi ha dei voti e tutto. Quindi chi aveva bisogno di una strada pulita adesso ce l'ha e lei invece ha dovuto fare da solo. E io ci cammino alla strada. E sono sicuro che non scivolo. A Navelli non ho visto nessuno che la pale. Nessuno. Soltanto lei con la pala in spalla è uscito per... Guarda mio. All'aria aperta, l'amministrazione, tutto sale, tutto cosa. Questo sale che cosa fa? Rovina la strada e se fa il gelo, si gela. Invece lei non ha messo il sale? E non lo metterò mai. Quando fece il presepe vivente, mise nel sale, qua, di notte. L'hanno appresso, tutte le strade rovinate, tutte. Io, portando le galline e i conigli, è una via che da sotto va al castello e tutti i fotografi, tutta la gente privata, tutti quanti ci passano là. E io, Sinibaldo Santucci, sto spesso per tutto il mondo. Ma non è la prima volta che fa la neve, però? Ma non è la prima volta. Perché prima ha fatto la neve e non ci hanno passato mai. Adesso sempre io ho fatto la via. Ora hanno fatto la neve
io ho fatto sempre da me. Sono un prepotente, ho sempre comandato e non voglio sottostare. Io porto la carriola, perché la gente va alla palestra a fare ginnastica. Io la faccio con lo carriolo. Filomena Santucci, la figlia del monumento Sinibaldo Santucci, ha da dire qualcosa, perché a Navelli sembra che le cose non vadano per il verso giusto. Sì, è vero, mio padre e la mia famiglia non è vista di buon occhio perché non siamo voluti andare nel MAP, però vorrei che il nostro sindaco, che è una ragazza, e la sua amministrazione capissero la situazione, e anzi l'orgoglio e la dignità di mio padre dovrebbero ammirarla, perché una persona di 90 anni uscita da casa sua con mia madre con il morbo di Parkinson, non sono mai venuta a vederli mio padre che passeggiava con mia madre che piangeva e voleva rientrare a casa sua. Prima la guardia comunale a Navelli veniva sempre quando doveva uscire mio padre di casa, adesso non si vede nessuno. Lei chiede un aiuto concreto, perché non si può pensare che una persona di 91 anni continui a spalare la neve da sola e a uscire in queste condizioni. È molto pericoloso per suo papà, nonostante sia un atleta, perché l'abbiamo visto. Io non chiedo niente a nessuno, sono loro che dovrebbero capirla la situazione, loro che hanno fatto spalare la neve per andare alle persone giovani che potevano anche farle. A casa di mio padre non è venuto nessuno a spalare la neve, nessuno, e mio padre non ha bisogno di nessuno. Sappiamo anche che voi avevate chiesto di non farvi assegnare un MAP prima che i MAP venissero assegnati. Adesso la situazione com'è? Noi cinque famiglie di Navelli Alto abbiamo rinunciato al MAP prima che fossero costruiti. Non so il perché poi sono stati costruiti anche a nostro nome, non lo so come è successo. Questo MAP per mio padre è riuscito dopo 3 anni, dopo 2 anni. Nel luglio del 2011. Nel luglio 2011 è riuscito il MAP a mio padre, ma mio padre aveva rinunciato prima già. E vorrei chiedere al nostro sindaco, come mai il sindaco dell'Aquila adesso ha impugnato la sentenza del commissario Cicchetti? Vice commissario Cicchetti, che dice di togliere l'autonoma sistemazione. Il sindaco dell'Aquila ha fatto un ricorso al TAR per i suoi cittadini. Il sindaco di Navelli che cosa ha fatto per i suoi cittadini? Se era sua facoltà decidere o meno di togliere l'autonoma sistemazione a mio padre, come è stato discusso il caso di mio padre al comune? Non è stato preso singolarmente, lei dice? No, assolutamente no, non è stato preso singolarmente. Su quale base ha tolto l'autonoma sistemazione a mio padre? Perché ricordiamolo, adesso suo papà è sì un eroe perché esce e toglie la neve da solo, però l'autonoma sistemazione non c'è più, lui non ha più autonoma sistemazione. Non ha più niente. Da luglio del 2011, dal momento in cui le è stato assegnato un MAP. Sì, da quel momento mio padre non ha più diritto, perché gli è stato assegnato il MAP. Così almeno il vicecommissario ha detto. E adesso il MAP è stato assegnato a suo papà. È vuoto, è pieno, voi avete avuto modo di controllare se c'è qualcuno, se lo hanno assegnato a qualcun altro, oppure è rimasto lì? Sono ancora vuoti i MAP a Navelli. Quindi il sindaco di Navelli è a conoscenza di questa situazione? E come no? E perché non, secondo lei non ha fatto ancora niente? Come si fa in questa situazione a reggere? Voi avete fatto assemblee, avete avuto modo di chiederglielo di persona, vi siete riuniti voi alle altre famiglie di Navelli? Sì, abbiamo tentato, ma non c'è dialogo con l'amministrazione, non c'è trasparenza e né dialogo al comune di Navelli verso di noi. Noi non abbiamo paura di niente, mio padre è un battagliero, non ha paura di niente, incoraggia a me. Noi ci siamo trovati con le malattie e i lutti in famiglia. Io sono la figlia di Sinibaldo e non ho paura di niente, ho affrontato il tumore e non ho avuto paura, figuriamoci se abbiamo paura della neve. Sinibaldo, ma qual è il carburante della... degli anziani, qual è?
il vino, l'acqua, bisogna bere un fiasco al giorno. Di vino ne può bere un fiasco al giorno. Un bicchiere di acqua. Un fiasco al giorno. Di vino ne puoi bere quanto ti pare.